Restate chiusi in casa. Da Roma, il Ministero degli Esteri invita le 24 coppie italiane e i loro figli adottivi in Congo a non uscire per le strade della capitale Kinshasa, dove questa mattina ci sono state violente sparatorie tra le forze dell'ordine e gruppi di ribelli. Abbiamo paura per noi e per i nostri figli, ha detto uno dei genitori raggiunto al telefono. Ora sono tutti bloccati nell'orfanotrofio, ma da giorni avevano chiesto alle autorità italiane di poter partire con i piccoli regolarmente adottati con dei passaporti diplomatici temporanei, una possibilità prevista da un decreto ministeriale in situazioni di emergenza. Finora però non è arrivata risposta. Il ministro degli esteri Bonino e il presidente del Consiglio Letta hanno fatto sapere di seguire costantemente la vicenda e di essere al lavoro per sbloccare al più presto la situazione. Intanto però le 24 famiglie di nostri connazionali si trovano bloccate in una città dove la tensione è altissima. Tre attacchi sono stati sferrati simultaneamente questa mattina da gruppi di uomini armati contro altrettanti obiettivi strategici: l'aeroporto internazionale, una base militare e la sede della televisione pubblica. I ribelli sarebbero seguaci del leader religioso Paul Joseph Mukungubila, detto anche il profeta dell'Eterno, sconfitto da Kabila alle elezioni del 2006. Negli scontri di questa mattina sono rimasti uccisi 40 ribelli. La situazione, ha assicurato il portavoce del governo, è ora sotto controllo, ma tutto potrebbe cambiare ancora nelle prossime ore.